se te la puoi permettere, che se te la puoi permettere, cioè diventa un puro classismo per cui tu astrattamente puoi tutto e concretamente puoi a seconda del denaro che hai nelle tue tasche, perché evidentemente chi può permettersi l'utero in affitto non è il proletario o la povera donna che si evocava prima, costretta a farlo per poter arrivare a fine mese, ed è una situazione, ripeto, di libertà reificata, cioè la libertà viene considerata in forma, diciamo così, alienata, come se fosse la possibilità per l'individuo di essere consumatore di tutto, anche di uteri in affitto o in subaffitto, a seconda dei casi. Questo è il paradosso in cui ci troviamo, e io credo invece che occorra riprospettare una prospettiva di tipo, diciamo così, centrata sui diritti sociali e del lavoro, perché per il 99% della popolazione del mondo il problema primario è legato al welfare state, ai diritti sociali, al diritto all'istruzione, alla sanità. E qui ti voglio fare un'osservazione, perché ora hai centrato un punto che mi sono fissato da tempo. L'America, gli Stati Uniti d'America sono una democrazia che però ha avuto nella sua storia lo schiavismo. Leggere oggi la storia della guerra civile americana, è uscito un libro da qualche anno ed è importantissimo, ti fa pensare molto, perché c'è la descrizione del perché venivano usati gli schiavi, da chi e come, e non è stata un po' rimossa la storia della guerra civile, è stata rimossa per prima in America. Però l'America è divisa in due società, una alta e una bassa, tant'è che gli immigrati in America sono stati per anni bene accolti, molto meglio di come avviene in Europa, però è il problema che quella società non dà nulla né agli immigrati né ai propri cittadini poveri, non garantisce nessun welfare. Tu lavori, paghi le tasse per quello che è il tuo salario o stipendio e contribuisci a far grande l'America, ma poi tutti i servizi te li paghi. Allora,